Ciao Rossoneri, questo è il TG del sabato 10.000 Inside. Ne approfittiamo subito per fare gli auguri a Brahim Diaz per il suo 25° compleanno. Oggi voliamo in Spagna perché il Milan avrebbe posto l'attenzione sul centrocampista Johnny Cardoso del Betis Siviglia. La nostra squadra avrebbe infatti fatto una proposta al club spagnolo di 20 milioni di euro a fronte di una richiesta di 30 milioni. Cambiando argomento, ribadiamo che non vi sono conferme dell'inserimento di Calabria nella trattativa con la Roma per Tammy Abraham, attaccante classe 1997. Apro una piccola parentesi: nel frattempo, Davide Calabria ha ricevuto un'offerta concreta dal Galatasaray, ma ha già declinato la proposta della squadra turca. Per quanto riguarda la punta inglese Tammy Abraham, la Roma ha fissato un prezzo tra i 25 e i 30 milioni di euro, escludendo la possibilità di un prestito. Potrebbe essere inserito nell'affare Okafor, proposta che i giallorossi valuteranno nei prossimi giorni. È lo stesso Fonseca a spingere per la punta inglese, mentre l'opzione Füllkrug è sfumata in quanto quest'ultimo è già in trasferimento dal Borussia al West Ham. Vi chiedo allora cosa ne pensate di questo potenziale sacrificio di Okafor, quindi fatecelo sapere nei commenti. Le ultime notizie riguardo l'operazione Milan-Samardžić sono che è ritenuta troppo alta la richiesta dell'Udinese di 20 milioni di euro. Non vi saranno scambi come quello che era stato ipotizzato con Adli. Per aspettare che si sblocchi qualcosa, probabilmente dovremo aspettare le prossime settimane. Dopo le voci che portavano ad un addio di Luka Jovic, le ultimissime sono di una sua permanenza con la maglia rossonera. Infatti avrebbe rifiutato due proposte provenienti da club stranieri. Riguardo i rientri dall'America, oggi hanno iniziato ad allenarsi a Milanello, Maignan, Theo Hernandez, Reinders e Pavlovic. Vi auguro un buon weekend, ricordandovi però che le notizie non si riposano mai, quindi vi voglio tutti connessi domani per il TG della domenica. Ciao!